Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò un video un po' particolare dove... Molto bene, spiego il telefono. Porterò un video un po' particolare dove vi andrò a spiegare cosa ci dobbiamo portare quando andiamo in pista. Cosa è utile, cosa non è utile. Insomma, io vi spiego cosa mi porto io per essere pronto ad ogni evenienza, diciamo. Quindi andiamo subito a scoprirlo. Andiamo ad aprire il nostro furgoncino. Bene raga, eccoci qua, siamo sopra il furgone e ora vi andrò a spiegare cosa mi porto in pista. Non è che mi porto il mondo, però ci sono tante cosette che magari uno le esclude, ecco, perché dice tanto non servono, però fanno sempre comodo. Quindi andiamo subito a vedere le cose necessarie. Allora, cosa molto scontata, la tuta. Quindi diciamo tutto il vestiario, quindi stivali, poi da qualche parte qui dovrebbero essere sommersi i guanti, eccoli qua. E vabbè, paraschiena, casco e fino a qua ci siamo. Partiamo da questo caro valigiotto qua. Prima cosa, molto importante per essere dei veri pro rider, le termocoperte. Queste, cosa molto fondamentale, le mie sono un po' datate, finché dura, fa verdura. Termocoperta anteriore, abbiamo una bella prolungotta, queste fanno sempre comodo il circuito, però mi raccomando non vi scordate mai questa, la presa industriale. Se nella prolunga avete una spina normale, vi ci vuole questa, da un lato che sia con l'entrata industriale, diciamo, io la chiamo così, io non, il termine tecnico non lo so, e dall'altra che abbia l'entrata a vostro piacimento. In circuito genericamente, a parte se non prendete un box, genericamente nel mezzo alla pista ci sono sempre le colonnette, però ci vanno sempre queste prese qua. Abbiamo un'altra prolunga, questa come vi avevo detto ha già l'entrata da una parte industriale. Sacchi a pelo, per quando è più freschino fanno comodo. Questo è un attrezzo veramente utile, raga. Ho gonfiato per anni e anni materassini per dormire a bocca, cioè, insomma, manualmente, diciamo. Questa è una pompetta elettrica, dove se mettete il tubo da una parte butta aria, mentre dall'altra tira via l'aria. Quindi quando poi dovrete andare via, che ne so, che insomma sbaraccate tutto e si ritorna a casa, potete tranquillamente attaccare il tubo dove la pompetta aspira e vi sgonfierà il materassino in men che non si dica. E eccolo qua, il materassino matrimoniale, che non si sa mai, se uno va in coppia con gli amici eccetera, un posto in più fa sempre bene. Beh, poi abbiamo varie prese che possono essere utili in più, insomma le tengo sempre di scorta. Altra cosa molto molto importante, questa è proprio utile e serve quanto la tuta, il casco e i guanti, una bella cassetta degli attrezzi. Non importa il carrello da MotoGP con tutti i cassetti e utensili da mille milioni di euro, basta avere una cassetta come questa. Io per esempio ho scelto una Stanley perché mi sembrava quella un po' più pratica, dove ha vari scomparti nei quali ho sistemato gli attrezzi che mi sono preso. Andiamo a vedere cosa ci ho messo dentro. Abbiamo chiavi varie di tutte le misure, non servono quelle da 80 milioni. Mi sono fatto una scala, diciamo così, di quelle più utili. Cacciaviti vari, stella, taglio, eccetera. Questo, molto importante, nastro isolante. Un metro. Forbici, pinze varie, brugole, punte, che poi vi farò vedere un altro attrezzo che ho, che è per quell'attrezzo là. Poi sotto... Io ho sistemato, vabbè, un paio di guanti che fanno sempre comodo. Fascette. Queste sono l'amico fidato di tutti noi pistaioli. Chi mi capisce sa già di cosa intendo. Qui dentro abbiamo una corona, vabbè, ma questa non è importante. Un altro set di chiavine a crick. Abbiamo questo che praticamente serve per quando si va a legare la moto, che è un bloccaggio del freno. Praticamente si aggrappa alla manopola e al freno lo tiene tirato il giusto, senza andare a sforzare più di tanto. Poi abbiamo una chiave più grande qua giù, che serve per montare i dadi dietro del pern della ruota. Una chiave a crick, eccola qua, un po' più seria, con il suo bucciolone sempre per andare a smontare dietro. Abbiamo qualche buloncino, viteria di riserva, quelli
che sono molto utili per quando si va in pista e c'è da fissare il gazebo, che dopo vi farò vedere. E questo era il sotto. Poi adesso un altro scomparto che vi faccio vedere. Un altro scomparto è questo, dove ci tengo altra viteria, che può fa sempre comodo. Ora, di varie misure, vabbè, non c'ho proprio tutto, però insomma cerco di tenermi quelle che mi tornano più utili, ecco. Ecco il sotto. Allora, abbiamo guanti per fare i fighettini e poi vabbè i prodotti che servono di più in pista, quindi pulitore freni, grasso per la catena, questo è un pulitore catena e un po' d'olio che vabbè non si sa mai, in genere una boccia di riserva me la porto sempre. E sempre inerenti all'attrezzo abbiamo questa bacinella qua che fa comodo per qualsiasi cosa, metterci viti dentro se dobbiamo smontare carene, quindi innesti rapidi o viteria varia, o se dobbiamo spurgare qualsiasi tipo di liquido evitando di buttarlo a terra nel, insomma, nel piazzale del paddock oppure nel box. Questa fa sempre comodo e le trovate veramente a un prezzo ridicolo in qualsiasi negozio di ferramenta, oppure se non avete voglia di muovervi la trovate anche su Amazon tranquillamente. Sempre riguardo gli utensili, andiamo a vedere qua su nello scompartimento segreto. Ho un'altra valigetta da farvi vedere che è una cosa molto molto utile da portarsi sempre dietro. Ed ecco qua, abbiamo un bel flessibile, sempre utile per magari una limaturina varia, qualche pezzo, vite, la stazione di ricarica per le batterie e un bel trapano che funge anche da avvitatore, infatti ha tutti i suoi insertini qua, batterie di ricambio e un bel kit di punte. Molto molto utile anche per quei tassellini che vi ho fatto vedere prima col gancio, perché almeno col trapano andiamo a, quando arriviamo in circuito che dobbiamo fissare magari il gazebo nel paddock, andiamo a forare in terra col trapano, a mettere i tasselli e poi così almeno ci agganciate le cinghie per non far volare il gazebo. Mi raccomando raga, però quei maledetti tasselli, siccome mi è capitato un sacco di volte quando arrivavo in circuito e tanta gente ci ha anche forato, quando andate via che smontate tutto i tasselli portateveli via, perché tanta gente, come ho detto prima, ci fora le ruote. Quindi non fate che lasciate i tasselli infilati lì, perché tanto chi se ne frega, io devo andare via e non me ne frega un. Semplicemente, come avete smontato tutto, vi bastano quei 2 minuti in più per togliere i tasselli e portarveli via, o tantomeno, se non ve li volete portare via, buttarli nell'immondizia, semplicemente. Sempre nel reparto qua su segreto ho varie cinghie di scorta o che servono magari nel paddock, come ho detto prima, per il gazebo, legare altre cose. Qui ho quelle che tengo in genere sempre qua giù perché servono per legare la moto. Un'altra scatolina dove ci tengo un'altra cosa molto utile per la sera, se si rimane nel paddock e non abbiamo un box, un bel faretto che fa un sacco di luce e io ci ho messo nel mezzo fra, insomma, filo e spina e faretto, questo che è un regolatore di intensità di luce che fa molto comodo. Altra cosa importante, questa per caricare la moto, la rampa. Ecco, questa è nuova, si vede, penso, anche bene che è nuova. E l'ho comprata da poco perché io praticamente ho sempre usato una rampaccia vecchia, marcia di legno. Ho detto, prima di spaccarmi in terra che si spezzi a metà, fammene comprare un'altra. La trovate tranquillamente su Amazon. Ora non mi ricordo il prezzo, ma comunque sia vi lascio il link in descrizione. Molto molto bella, solida e pratica. Poi, altra cosa, secondo me molto molto importante, un tavolo con le sue panche. Tavolo in legno con zampe in ferro, secondo me è molto molto utile, perché insomma dovremo mangiare in qualche modo, vabbè, uno dice sì, mangio in piedi, ma però io sinceramente voglio un po' di comodità anche in circuito. Questo non mi ricordo dove l'ho preso, ma l'ho preso diverso tempo fa, ma mi pare che l'ho preso tipo al Brico, che c'era un'offerta, qualcosa del genere. E poi qua dentro abbiamo il nostro caro amico gazebone. È un 4 metri x 3 con tutti i teli laterali per chiuderlo e farlo diventare anche box, diciamo. Molto molto pratico. Questo è un gazebo che ho preso alla Union Rent e se non erro lo pagai mille qualcosa. Ma è un gazebo veramente, ragazzi, ha 10 anni e non ha una pecca. È veramente top, rigidissimo, bello solido, sempre usato tranquillamente senza alcun problema. Ora, dopo 10 anni credo che ci andrà cambiato tutto il telo sopra, ma 10 anni raga, 10, cioè sto serrendo. Ultima cosa, vi faccio vedere il mezzo con cui trasporto tutto quello che vi ho fatto vedere, che è un Renault Master del 2009, mezzo molto potente e molto forte, tira che una meraviglia, è turbo, 2002 di cilindrata, 135 cavalli se non erro, è il passo medio, è comodissimo. Questo video finisce qua, purtroppo mi dispiace per voi, mi dispiace anche tanto per me. In questa quarantena mi tocca fare dei video forse un po' noiosetti, però
cerco di renderli quanto più utili possibile per voi, per chi magari si avvicina alla pista. E niente, mi tocca far così. Ci adoperiamo come meglio possiamo. Se questo video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Non vi scordate di iscrivervi al canale qua sotto. Mi trovate anche su Instagram e Twitch, dove mi sto adoperando per portare qualche live dove ci facciamo qualche chiacchierata insieme. Voi mi potrete fare tutte le domande che volete. Come al solito, gas a martello e ci vediamo al prossimo video.